Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Il video di oggi sarà dedicato a Sua Maestà l'asparago. È un ingrediente che è presente sulla tavola di ogni tedesco in questa stagione e quindi faremo una bella ricetta. Il resto degli ingredienti è pronto, manca solo lui, quindi andiamo a comprarlo. E nel frattempo, se non sei ancora iscritto al canale, clicca iscriviti, è gratuito. Ma ci aiuterai a farci crescere step by step. Adesso andiamo. Siamo in macchina e ci stiamo avviando a comprare gli asparagi da un produttore locale e vi portiamo con noi. Eccoci, siamo quasi arrivati qui con il sottofondo metal per darvi un flow giustamente tedesco. Giusto? Ecco, subito dopo qui, questo centro qui abitato, c'è la casina degli asparagi. Cioè, c'è la casina dove c'è una signora che vende gli asparagi. Eccoci arrivati qua, in mezzo al campo. Una signora con gli asparagi. Adesso andiamo giù a prenderli. Ah, intanto colgo l'occasione e vi faccio vedere anche una cosa carina. Qui d'estate potete venire e vi raccogliete i vostri fiori da soli e mettete i soldini nella cassetta. Questo è il cartello, Spargel, cioè asparagi. Adesso mando avanti Mazio oggi. Così io filmo, lui parla col signore. Di solito è una signora, ma oggi c'è un signore. Vai. Allo. Grazie. Ah, che Spargel da richting. Nimm mal den. Ja, 400. Passt wunderbar. Brauchst du noch was? Ja. Super, sehr merci. Ein schöner Tag. Danke, ciao. Servus. Ed eccoci qui col nostro sacchettino di asparagi. Abbiamo preso solo quelli bianchi. Non sapevamo che aveva anche quelli verdi. Quelli verdi li abbiamo già presi al supermercato. Adesso andiamo a fare un giro nei campi di asparagi. Ed eccoci qui, ci stiamo avviando ai campi di asparagi. Io e Rudy, che è sparito. Ah, scusate, così copriamo Rudy. Sta facendo quello che deve fare, poverino. Ma guardate la meraviglia, è uscito anche il sole. Campagna bavarese a 360 gradi. E adesso tra un momento arriviamo ai campi di asparagi e vi dico due cose brevi, interessanti però su questo prodotto. Qui abbiamo Rudy che se ne va in autonomia. Devo per forza farvi vedere un po' il paesaggio perché è troppo bello quando non piove. Infatti vedete l'acqua lì, qui, ci sono stati temporali ieri, stamattina, ma adesso meraviglioso. Guarda, qua c'è gli uccellini, c'è un blu, ma un blu, ragazzi non ho filtri, è proprio il blu che c'è così. Ah, questo era il mio angolo l'anno scorso in piena pandemia, perché l'unico svago era venire qui a fare le passeggiate e quindi mi sedevo qui con questa vista spettacolare. Ah, siamo quasi arrivati ai campi di asparagi, quelli lì marroni che vedete in alto. Sono già i nostri campi. Eccoci arrivati. C'è un po' di vento, spero che mi sentiate bene. Comunque questi, vedete qui le strisce, sono tutti campi di asparagi. E l'asparago praticamente viene fuori qua, nel mezzo di ogni striscia. Dunque, il campo che vedete qui dietro di me è un campo di asparagi verdi, perché... Mamma mia, ragazzi, c'è la salita, non sono allenata. L'asparago verde non viene coperto, mentre i campi di asparagi bianchi hanno sopra ogni striscia un telo bianco, perché devo veramente allenarmi. Non deve prendere la luce del sole, perché ci sono tre tipi di asparagi. Quelli verdi, coltivati in questi campi qui, quelli bianchi, che hanno sopra tutto un telo per non prendere luce e le collinette sono più alte, e
l'asparago violetto, che non è nient'altro che l'asparago bianco di una qualità un po' inferiore perché ha preso un pochino di sole e quindi è lì lì per tramutarsi poi dopo in un asparago verde, quindi tre tipi di asparagi. Cosa interessante da sapere è che la Germania è il quarto produttore mondiale per quantità di asparagi. Infatti, soprattutto qui a sud c'è pieno di Spargelhof, che sono le aziende che producono gli asparagi. Serve un terreno sabbioso, abbastanza asciutto. Chi produce asparagi spesso produce anche fragole. È una combo così, anche perché il terreno è simile. Ogni anno, nel periodo degli asparagi, che è adesso, sono tre mesi, aprile, maggio, giugno, vengono migliaia di lavoratori dall'est, specialmente dalla Romania, per raccogliere gli asparagi, perché, ragazzi, nel caso non lo sapeste, gli asparagi vengono raccolti a mano. Non c'è tecnologia, c'è un coltello speciale che praticamente bisogna smuovere la collinetta, trovare l'asparago e tagliarlo a una lunghezza di esattamente 27 centimetri e dopo, vabbè, viene l'ultimo pezzo viene tolto e vanno in commercio. Quelli bianchi hanno un sapore più delicato di quelli verdi hanno un sapore più intenso anche perché ha sviluppato la clorofilla, sono stati tanto al sole, però la pianta è la stessa. E gli asparagi, scusate, sto controllando Rudy che lui ogni tanto parte, dicevo, gli asparagi che sono piantati in questi campi, che quindi poi man mano vengono raccolti, vengono piantati, cioè la piantina ha già 2 anni quando viene piantata, perché l'asparago i primi 2 anni non vi produce niente da raccogliere, e quindi fanno crescere la piantina 2 anni separatamente e poi la inseriscono nel terreno, e quindi la piantina avrà bisogno di un 25-30 centimetri di terra in profondità e poi gli viene fatta la cupola perché ha bisogno di un 40 centimetri più o meno in aggiunta per far crescere l'asparago. E quindi adesso noi ci avviamo verso casa e prepariamo la nostra ricetta sfiziosa del giorno. Ed eccoci qui pronti per iniziare. Partiamo con l'acqua per cucinare gli asparagi. Ci mettiamo un cucchiaino di sale, poi dello zucchero, io userò zucchero di canna, sempre un cucchiaino circa, il succo di mezzo limone, del burro perché ci aiuterà a dar sapore alla nostra acqua, 20 grammi, 30 grammi. Accendiamo il fuoco e portiamo l'acqua a ebollizione e ci mettiamo un colapasta dentro, perché qui andremo a mettere le bucce degli asparagi bianchi per dare già un buon sapore all'acqua. Andiamo a vedere come si sbucciano gli asparagi. Eccoci, qui abbiamo i tre tipi di asparagi di cui vi parlavo, li ho presi apposta. Questi sono quelli bianchi, quindi la qualità numero 1. Questi sono quelli violetti, che sono già sbucciati, con la punta, vedete la differenza? E quindi questi sono qualità numero 2. E poi ci sono quelli classici che da noi in Italia si trovano sempre, quelli verdi, che sono nient'altro che l'evoluzione, quindi da bianco a lilla a verde. Come si sbuccia l'asparago? Vi serve un pelapatate che tagli bene. Aspettate che spostiamo. E così si parte da più o meno qui, lasciate un pezzettino perché la punta è morbida, si sbuccia così cercando di non lasciare dei buchi, perché questa buccia dell'asparago bianco è un po' dura da masticare, non è piacevole in bocca, si sbuccia tutto l'asparago e queste le andremo a mettere qui nell'acqua. Prendo un tagliere dell'asparago verde, andiamo a tagliare la punta
è grossa e è dura e la mettiamo nell'acqua e sbucciamo solo la parte finale, quindi stesso sistema, senza lasciare buchi, andiamo a spellarla. Non fate caso alla mia mano col cerotto, mi sono bruciata col forno a 220 gradi. Adesso li preparo tutti e poi andiamo avanti. Nel mentre che sbucciate gli asparagi, fate attenzione che le bucce non cuociano come vecchi calzini, se no rilasciano una sostanza un po' marognola, quindi se vedete che l'acqua comincia a bollire, toglietele un attimo e le riaggiungete poi dopo. Finiamo di sbucciare gli asparagi bianchi. Se non riuscite a spelarli così in aria perché è troppo faticoso, li mettete sul tagliere e li sbucciate così. Siccome andiamo a preparare un'insalata di asparagi, li andiamo a cuocere tagliati già a pezzi perché ci mettono meno e non ha senso cuocerli interi. Io poi butto i pezzi qui e non si mescoleranno con le bucce, perché le bucce non voglio mangiarle, voglio solo che diano sapore all'acqua. Bianchi e verdi vengono cucinati separatamente perché hanno tipi di cottura un pochino diversi, i verdi ci mettono meno. Vi voglio far vedere la differenza tra la punta di un violetto e la punta di un bianco all'interno. Vedete che il bianco è più omogeneo e sembra già alla vista più morbido, il violetto è già un po' più, questo qui, è già un po' più legnoso, un po' più compatto. Metto gli asparagi bianchi a cuocere per 4 minuti e la fiamma non deve essere al massimo, la metto a metà più o meno, metà potenza. Adesso tagliamo i verdi, sempre così perché sono più belli, ma voi li potete tagliare come preferite. Intanto che i nostri asparagi cuociono, andiamo a preparare, a tagliare il resto delle verdure che ho scelto di usare per questa insalata di asparagi. Andiamo a tirare fuori i grani dal melograno, tagliamo insieme i peperoni. Andiamo poi a preparare una vinaigrette semplicissima con aceto di mela, olio extravergine d'oliva e sciroppo d'acero. E non ci mettiamo un accompagnamento da bere a questa insalata? Ma certo, quindi prepareremo un drink, anche lui semplicissimo ma amato in questa stagione. Qua abbiamo già pronto il nostro bel bicchiere e aggiungeremo a quello che metteremo nel bicchiere delle fragole fresche e dei mirtilli. Passati 4 minuti proviamo un pezzettino di asparago, perché non è detto che sia pronto, ogni asparago è diverso, un po' più grosso, un po' più piccolo. Ok, vanno bene, quindi li scoliamo. Qui ho un altro scolapasta con sotto la ciotola per far andare via eventuale acqua che rimane e facciamo cuocere prima quelli violetti, perché quelli verdi lasciano magari un po' di colore e poi fanno diventare quelli violetti brutti. Quindi andiamo per gradi, bianchi, violetti e poi i verdi. E questi li lasciamo almeno 5 minuti perché sono più strong, un po' più duri. Allora, tagliamo il peperone. Il giallo lo faccio a cubettini, il rosso a strisce. Come lo facciamo? Semplicissimo. Tagliamo. Faccio vedere dal pezzo piccolo, delle strisce per il lungo, così. Poi se li volete perfetti bisogna togliere il finale in modo da avere una striscia giusta, così, e li tagliamo a cubetti, così, che stanno bene nella nostra insalata. Il peperone rosso andrò a farlo a strisce, quindi lo taglio a metà perché ho già il melograno che ha i pezzettini piccoli, mettiamo qui. Quindi facciamo metà della metà, così, e andiamo a fare delle striscioline sottili, sottili di peperone rosso. Ecco qui i nostri due mezzi peperoni tagliati, il mezzo giallo a cubetti e il mezzo rosso a striscioline. Adesso proviamo se i nostri asparagi lilla sono pronti.
Perfetti. Adesso mettiamo a cuocere i verdi per ultimi. Tagliamo il melograno. Il melograno si apre così. Poi dovete sentire dove sono i lati, quindi qui dove è più piatto. Facciamo un'incisione. Togliamo la parte in fondo anche, come se fosse un'arancia quasi. Andiamo a piano piano a rompere il melograno lungo le linee che abbiamo tagliato. Ta-dan! Adesso vado a togliere i grani super facilmente, vedete che sono già fuori. E anche il nostro melograno è completamente sgranato, molto bello, farà un po' di colore. Proviamo gli asparagi verdi, se vanno bene. Scoliamoli. Cosa succede adesso con quest'acqua piena di sapore di asparagi? La mettiamo da parte. A, perché ne userò un paio di cucchiai per la vinaigrette per condire l'insalata. E B, perché se siete amanti delle zuppe, per esempio, comprate degli altri asparagi e con quell'acqua in cui avete cotto gli asparagi da fare in insalata, ci potete preparare la zuppa, cioè usandola come base che è meglio dell'acqua perché ha già il sapore di asparago, ha lo zucchero, il sale, un po' di acidità del limone. Perfetta. Adesso lasciamo raffreddare gli asparagi un momentino. Prepariamo la vinaigrette. Prepariamo il nostro drink e impiattiamo l'insalata. Allora, prendiamo un bicchiere che si possa chiudere bene. Ci mettiamo per la vinaigrette, per il condimento, per chi mi chiedesse poi che cos'è la vinaigrette, un po' di olio dell'aceto, un goccio di sciroppo d'acero, un pizzichino di sale e 2 cucchiai di acqua di cottura degli asparagi. Quando fate questo mix e poi lo provate, per sapere se è giusto, deve sembrarvi un po' troppo intenso, perché poi nell'insalata si va a perdere, no? Non è che ve lo bevete questa vinaigrette. Se la volete fare un po' più stabile, che sta magari nel frigo qualche giorno, ci potete aggiungere una punta di senape che fa da emulsionante, io non la metto perché la mangiamo oggi. Ma adesso mettiamo da parte vinaigrette, verdure e prepariamo il nostro drink. Prendiamo fragoline, togliamo il verde e le tagliamo a metà, se sono piccole, se no in quattro. Un paio di mirtilli. Poi aggiungiamo un goccio di martini fiero e lo mettiamo qui. Poi apriamo il nostro prosecco e ragazzi, mamma mia! E avrete un drink che è una meraviglia. Lo mettiamo da parte e finiamo di impiattare la nostra insalata. Vi avvicino così si vede un po' meglio come prepararla. Allora, mettiamo una base che non vi preoccupate, poi verrà bella, ma questa è solamente la base di lattuga. Aggiungiamo un po' di spinacino. Poi prendiamo gli asparagi, li mettiamo un po' a cascata, aggiungiamo il melograno, il nostro peperone rosso, peperone giallo a cubetti, guardate che bei colori che ricordano proprio l'estate. Per concludere, vinaigrette, la shakeriamo bene e andiamo a condire il tutto. Questo è un piatto perfetto da mangiare in estate, sia come antipasto che come portata principale, aggiungendo del formaggio, delle uova, quello che volete. A questo punto ci resta solo da fare il controllo qualità, cioè abbiamo un'insalata meravigliosa con dei colori proprio più estivi di così non si può. Proviamo una puntina di asparago. Perfetto. A questo punto io vado a godermi il mio drink e la mia insalata di asparagi fuori al sole. Vi ringrazio per essere stati con me ancora una volta in questo video, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!